Jacques Brunel che ritorna a Taormina, ormai le si sente di casa in Sicilia, è diventato amico delle squadre di rugby siciliane. Beh, sono venuto a vedere in aprile un po' il movimento siciliano, ho visto che è un movimento che va crescendo e ho approfittato dei 3 giorni che avevo per ritornare qui a Taormina. Anche mercoledì mattina vado a Catania a vedere una squadra che ho visto l'ultima volta. Un augurio per gli amatori rugby Messina, lei sa che aspira alla Serie A. Quale consiglio vorrebbe dare a questa squadra dello Stretto? Consiglio? È difficile dare un consiglio. Per fare un buon campionato devono avere pazienza e lavorare molto, sicuramente che saranno momenti di felicità, altri che saranno più duri, devono fare questo percorso difficile e speriamo che in Sicilia c'è una squadra all'alto livello velocemente, speriamo che sia Taormina Messina. In questi giorni in Sicilia ha avuto modo di vedere giocatori della nostra isola, ci sono dei ragazzi interessanti? No, là non avevo visto l'ultima volta che sono venuto, ho fatto un giro tra Palermo e Messina, sono venuto a Taormina, avevo visto anche a Catania, avevo visto giocatore, ma abbiamo un legame con tutti i tecnici che sono sulla zona e adesso penso che con l'Accademia sarà un passo importante per la crescita dei giocatori siciliani perché hanno la possibilità di andare più velocemente all'alto livello. Parliamo della nazionale, quali sono i progetti per i nostri azzurri? Abbiamo anche il Sei Nazioni il prossimo anno, all'inizio del prossimo anno? Sì, abbiamo ogni anno, la prima appuntamento sarà in novembre, giochiamo Australia, Argentina, Fiji, saranno 3 squadre molto difficili e dopo il torneo, tutti gli anni il torneo è un momento particolare e l'anno scorso abbiamo fatto un bel torneo, speriamo di fare lo stesso. Ma in più abbiamo come obiettivo la Coppa del Mondo, c'è 2 anni. 2 anni sono 22 o 23 partite solamente per la nazionale, siamo molto vicini di questo obiettivo e speriamo di essere pronti, dobbiamo ancora cercare a fare un po' di meglio su qualche aspetto per l'obiettivo che abbiamo è di entrare nelle 8 più forte squadra del mondo e questo obiettivo abbiamo solamente 2 anni per arrivare a questo appuntamento della Coppa del Mondo. Felice connubio tra sport e turismo, tra amatori Messina e Taormina, il comune di Taormina è main sponsor di questa squadra di rugby. Sì, abbiamo sposato questo progetto perché è un progetto ambizioso e di grande respiro. Lo sport e il turismo sono 2 cose che vanno di pari passo. Ultimamente soprattutto il tipo di turismo che concepisce il rugby è un turismo di grande qualità e noi chiaramente dobbiamo guardare al futuro e con soddisfazione in un certo senso per attirare questo tipo di turismo. Abbiamo il piacere di avere Mr. Brunel stasera qui con noi, è un grande regalo. Taormina, ribadisco quello che ho detto a Messina, Taormina è Messina, quindi non c'è dubbio che il connubio è importante e che il connubio sia fondamentale. Noi dobbiamo far vedere quello che di bello abbiamo in quella parte d'Italia che noi andremo a visitare e sicuramente quando l'anno prossimo gireremo l'Italia
la gente deve sapere che Taormina è in provincia di Messina, che oltre ad essere il nostro coach in terra, nella terra dei kiwi, era anche un grafico a sostegno che nel nostro sport, il nostro non è uno sport professionistico ma è un semiprofessionistico dove tanti di noi lavorano e tanti sono assenti stasera perché lavorano. La dobbiamo completare questa maglietta, cavaliere. Un saluto doveroso a tutti voi che ci date il piacere di essere qua a Taormina. Il successo di sabato, Lello, è stato qualcosa di straordinario nel Salone delle Bandiere di Messina. Chiaramente ci dispiace non avere qua con noi Renato Accorinti, il sindaco di Messina, probabilmente sarà stato impegnato in qualche altro posto. Ho sentito ambizione, obiettivo, orgoglioso, e sono parole che mi piace, perché è nella competizione dobbiamo avere questo progetto, questa ambizione. Certo sarà difficile, una stagione difficile, se ci saranno momenti abbastanza facili, partite abbastanza facili, possibilmente disillusione, possibilmente sconfitte. Dobbiamo ritornare sul campo, fare un meglio il giorno dopo, e qua è un percorso difficile tutto il tempo, è della difficoltà che si vede una grande squadra, no? Spero che voi spero che non sarà troppo difficoltà, troppo, ma un po', per vedere un po' il carattere della squadra. Quindi io faccio gli auguri alla squadra, chiaramente sono contento di essere qua, alcuni di voi li conosco, altri li ho visti nascere rugbisticamente, quindi sono contento di vedervi, vi vedo anche abbastanza in forma, quindi vi siete già cominciati a allenare e sono contento. Mi associo un attimo al discorso che ha fatto Nello per il discorso del semiprofessionismo. Non ci dobbiamo dimenticare proprio questo, che per alcuni di voi è lecito sognare, sperare di arrivare al professionismo rugbistico, però non dovete perdere il contatto con la realtà, rimanere con i piedi per terra, quindi pensare sempre al lavoro, allo studio, alle famiglie, perché il rugby non dà certezze economiche. Voglio fare un complimento al sindaco che è andato a Taormina, perché in un momento in cui la regione non fa finta di non ascoltare il grido d'allarme che lancia lo sport siciliano, c'è un comune che chiaramente non ha le stesse risorse, anzi, e che invece sponsorizza e crede allo sport, quindi penso sia un esempio unico. Forse l'altro esempio sarà Priolo, Siracusa, che si occupa, poi per il resto penso in Sicilia tutti quando lo sport chiama si girano dall'altro lato, salvo poi chiamarlo quando hanno bisogno. Quindi mi congratulo per questa scelta, perché per me è veramente un segnale forte che va, spero che sui giornali se ne parla. In fisioterapia sta settimana deve completare, perché Domenico Frascati deve entrare in campo. Sarà un... Quindi stia tranquillo. Ah. Eddie Muioti. Brumana. L'osso duro China. Creiamo rapido il chip. Il nostro coach. Il nostro coach Ryan.